È cominciata a Sabaudia la demolizione della scala abusiva in piazza del Comune. La struttura, edificata nel 1980, doveva essere abbattuta già dall'83. L'intervento è stato deciso dall'amministrazione cittadina. Mauro Maulucci. Della vergogna era stata installata proprio qui nel centro storico di Sabaudia, la città del razionalismo italiano per eccellenza. Una scala che entro domani sarà completamente rimossa. La storia di questo pezzo di ferro nasce nel 79, quando la moglie di Salvatore Di Maio, noto personaggio campano, sorvegliato speciale, al quale sono stati confiscati beni per 32 milioni di euro, presentò la domanda per collegare la terrazza sopra il bar. La concessione aveva una validità di 3 anni, purché fosse smontabile. Tutto questo però non è stato rispettato ed anzi fu realizzato un ristorante. Oggi, di fronte a questa demolizione, si accende la curiosità della gente come fosse uno spettacolo straordinario, perché va in scena la scala, non quella nobile di Milano, ma di Sabaudia. Come tutte le cose italiane, che siano locali o nazionali, si incancreniscono, per cui tutti fanno finta di non vedere e ci vuole comunque sempre una sentenza passata in giudicato. È una vicenda lunga che risale dagli anni Ottanta e che dopo una serie di ricorsi e controricorsi finalmente ha visto il Comune vincere, ha avuto le ragioni quindi da parte del TAR. Noi stiamo organizzando insieme a associazioni, a tutti i cittadini, per domenica prossima, non il 12 ma il 19, una festa popolare per fare questa festa di liberazione della città. Questo è un caso eclatante, tra i più importanti, perché al centro della città di Sabaudia, nel cuore, nell'agora pubblico della città, oggi viene riconquistato alla dignità del territorio.